Consigli per un ottimo CV, curricula, curriculum, curriculum. Nasce lo spettacolo, è un testo di Betta Cianchini, nasce dai messaggi, dalle storie degli ascoltatori di Radio Rock e niente, sarà in scena da giovedì. Questi messaggi di che tenore sono? Beh, alcuni ironici, sarcastici, sicuramente molto questo è vero. Abbiamo questa cosa noi italiani di ridere sul dramma. In realtà nascondono un problema grande. Più che per precari siamo funamboli, ha scritto un'ascoltatrice. Sì, questo. Sii chiaro e sintetico, allega una fototessera, evita errori di punteggiatura e ortografia. Una volta ultimato, estraniati da te stesso e rileggilo da esterno. Come ti sembri? Un coglione. Secondo te alla fine bisogna scegliere la felicità o un lavoro? Bisogna scegliere la felicità. Poi il lavoro dovrebbe essere un'opportunità di integrazione sociale da un lato e dall'altro anche di un'opportunità monetaria, no? La possibilità di essere autonomi. Quello che manca è che può creare conflitti anche generazionali e addirittura all'interno di una stessa famiglia. È proprio questa, la certezza di un reddito e di una posizione sociale intesa come l'opportunità di relazionarsi con gli altri in maniera libera, autonoma. E questo credo che sia il vero dramma, perché poi quando si parla di lavoro forse se ne parla in maniera, si parla di numeri. Ma dietro i numeri c'è lo stato psicologico e emotivo di una persona, come nel caso del personaggio mio, che è un po' la somma di tante storie messe insieme, ecco.